E di comuni se ne è parlato anche durante la giunta regionale lombarda di giovedì, che si è svolta a San Benedetto Po in provincia di Mantova, dove sono stati sbloccati i fondi per i comuni colpiti dal terremoto. Ce ne parla il presidente della regione Lombardia, Roberto Manoni. Sì, arrivano i fondi, li abbiamo sbloccati, abbiamo semplificato le procedure, abbiamo trovato ulteriori fondi con l'assestamento di bilancio due giorni fa, altri 12 milioni di euro, abbiamo convinto la Commissione europea a dare più tempo ai sindaci per la realizzazione delle opere da dicembre a maggio, abbiamo aumentato la percentuale di risorse nazionali in Regione Lombardia dal 4 al 6,8%, che era una richiesta forte che veniva dal territorio. In tempi rapidi abbiamo dato risposte concrete e la soddisfazione espressa oggi dai sindaci, sempre critici nei confronti della regione, è motivo di soddisfazione anche per me. Si parte con 30 milioni di euro per il ponte? Abbiamo trovato 30 milioni di euro nel bilancio della regione per ricostruire il ponte di San Benedetto Po, non è stato facile trovarli, ma sono stati trovati e due giorni fa il Consiglio li ha approvati nella legge di assestamento di bilancio. E anche qui vogliamo fare due cose, tempi rapidissimi e il coinvolgimento dei territori. Regione Lombardia mette a disposizione, oltre ai soldi, mette a disposizione le sue strutture, l'assessorato alle opere pubbliche e infrastrutture lombarde, ma vogliamo coinvolgere i territori sì nella fase di progettazione, perché il ponte poi rimarrà qui, non viene fatto a Milano o in montagna, viene qui, quindi è giusto che i comuni coinvolti e la provincia siano coinvolti, sono interessati a farlo. Già nella fase dello studio di fattibilità, questa forma di grande leale collaborazione sul territorio è una buona cosa e sta funzionando bene.